Eccoci e bentornati sul mio canale. Andiamo a vedere la terza mappa multiplayer introdotta con il DLC Havoc uscito proprio oggi. Allora, la mappa prende il nome di Sideshow. State attenti soprattutto a questo clown centrale perché questo clown centrale lancerà delle palle che potremo utilizzare come proprio armi contro i nostri nemici, delle palle di cannone. Allora, l'ambientazione è un motel abbandonato, come potete vedere, ma adesso entriamo. Innanzitutto vi faccio vedere la struttura della mappa, che è abbastanza grande. Possiamo andare vicino appunto a tutte queste rocce e a queste colline. Ecco l'ambientazione interna, veramente molto spettrale, con tutti questi clown e via dicendo, che veramente almeno a me incutono un po' di timore. Guardate qui la porta sfondata e l'ingresso di questa stanza con questo televisore che è mezzo fracassato. Nello sfondo, ovviamente, abbiamo l'ombra della Torre del Diavolo, che è una celebre monte del Wyoming, che rende ovviamente la mappa ancora più spettrale. Saliamo sopra e andiamo a vedere anche com'è strutturata quest'altra stanza di questo motel. Guardate, c'è un letto girevole con dei, appunto, dei dipinti di altri clown e di altri pagliacci in giro. Qui è l'altra parte laterale, sempre con, mamma mia quanto è brutto questo, andiamolo a vedere. Oh, brutto forte veramente. Qui si può salire e tornare ovviamente sopra, e ci sono altre macchine. Si può passare anche sotto per fare il giro. Vedete, qui ci sono diverse strutture e diversi condotti che ci portano a tanti altri punti. Considerate che se si gioca centralmente questa mappa si prendono, secondo me, delle mazzate assurde, perché sono troppi punti da controllare se ci troviamo al centro della mappa. Quindi sarà questa una delle mappe più difficili da giocare, secondo me, perché è veramente molto difficile da coprire. Molto comodi questi punti, queste rialzate appunto delle case di questo modello, che ci permettono appunto di andare in protezione e fare delle belle uccisioni con le armi, veramente molto particolare. Quindi dobbiamo sfruttare al massimo le alture, che sono veramente molto comode. Fatemi vedere se si può utilizzare anche l'altura qui. Anche qui si può addirittura andare, quindi molto molto bello. E c'è un altro punto qui, che è questa altura qua, che non so che se ci possiamo andare. Vediamo un po', voglio vedere. Ah no, peccato, non ci possiamo andare là e neanche qui, perché pensavo che quella fosse un'altura molto comoda, quindi solamente si possono utilizzare i tetti dei vari motel. Quindi ragazzi, questa è la mappa Sideshow. Ci vediamo fra poco, che andiamo a vedere l'ultima, la quarta mappa, che prevede questo DLC, che è Drift, ambientata appunto sulla neve, come avevamo potuto vedere nelle varie informazioni. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale e mettete un bel mi piace sulla mia pagina di Facebook, e ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.